Domanda: che cosa possiamo pensare di questo video? Che il pensiero è come una mano, che può uccidere o può accarezzare, dipende dal pensatore. Ma dove nasce il pensiero? Il pensiero nasce dalla coscienza di chi pensa, perché il cervello è solo il terminale fisico della coscienza. E chi fa la scelta dell'uccidere o dell'accarezzare? Sempre la coscienza dell'individuo, che se è poco ampia emette pensieri negativi e se è molto ampia emette pensieri positivi. Domanda: che cosa possiamo pensare di questo video? Che il pensiero è come una mano, che può uccidere o può accarezzare, dipende dal pensatore. Ma dove nasce il pensiero? Il pensiero nasce dalla coscienza di chi pensa, perché il cervello è solo il terminale fisico della coscienza. E chi fa la scelta dell'uccidere o dell'accarezzare? Sempre la coscienza dell'individuo, che se è poco ampia, emette pensieri negativi, e se è molto ampia, emette pensieri positivi. Domanda: che cosa possiamo pensare di questo video? Che il pensiero è come una mano, che può uccidere o può accarezzare, dipende dal pensatore. Ma dove nasce il pensiero? Il pensiero nasce dalla coscienza di chi pensa, perché il cervello è solo il terminale fisico della coscienza. E chi fa la scelta dell'uccidere o dell'accarezzare? Sempre la coscienza dell'individuo, che se è poco ampia emette pensieri negativi e se è molto ampia emette pensieri positivi.
Passerete questo corso, diventerete un'arma psichica, un angelo della morte, il peggior incubo dei nostri nemici. Fino a quel momento, voi non siete niente, meno di niente. Sono stato chiaro? Signore, sì, signore! Scherziamo su queste stronzate. Va bene. E adesso che facciamo, eh? Ehi, parliamo! Se voi passerete questo corso, diventerete un'arma psichica, un angelo della morte, il peggior incubo dei nostri nemici. Fino a quel momento, voi non siete niente, meno di niente. Sono stato chiaro? Signore, sì, signore! Scherziamo su queste stronzate. Va bene. E adesso che facciamo, eh? Ehi, parliamo! Roll si impegna in campo civile, artistico, umanitario e scientifico. Conosce Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Krishnamurti, De Gaulle, Mussolini, Pio XII. Anche Hitler lo vuole conoscere e invia i suoi a cercarlo. Il duce venne a sapere che c'era un capitano degli alpini, Gustavo Roll, che andava in giro a dire delle cose che erano un po' contro a quello che Mussolini voleva che si dicesse sul fascismo, sul nazismo. Cioè, in quell'epoca la Germania era vittoriosa su tutti i fronti, con la Germania e l'Italia. Beh, Roll andava in giro a dire che la guerra era perduta. E lui ha piegato la mano sul suo petto e ha detto: non vi sarà fatto alcun male, dite quello che pensate. E io ho detto: Duce, per me la guerra è perduta. E il Duce? E Roll verrà allontanato nella primavera del 45. Il duce batte un pugno sul tavolo, si alzò in piedi
e lo congedò severamente. Dopo l'8 settembre 1943, Roll mette in gioco i suoi poteri per salvare molte persone condannate alla fucilazione dai nazifascisti. Esiste un documento firmato dal sindaco del paese San Secondo di Pinerolo che dimostra come lui è riuscito a salvare diversi partigiani che erano stati condannati a morte. Questi ragazzi erano stati scoperti in possesso di armi. Allora Roll affrontò il generale tedesco e gli disse: lei sta prendendo un abbaglio. E il generale gli rispose: come fa ad essere così sicuro? E Roll disse: sono così sicuro di questa cosa come sono sicuro di ciò che lei possiede nel cassetto della sua scrivania ad Amburgo. E allora arrivavo a leggere le lettere che loro ottenevano nel cassetto a Graz, a Düsseldorf. In cambio otteneva la vita di uno dei partigiani. K9. Scotty? È qualcosa di cilindrico? È una matita? Va bene. Larry? Sono lo spirito guida di Larry, Maud. Sto guardando nel cassetto ora. E vedo... vedo... una tazza in alluminio. Lynn? È un uomo seduto su una sedia. Bastardi depravati. Perché i sovietici hanno iniziato queste ricerche? Ecco, signore, pare che abbiano scoperto il nostro tentativo di comunicare telepaticamente con un nostro sottomarino nucleare, il Nautilus, che era sotto la calotta polare. Quale tentativo? Non c'è stato alcun tentativo. Pare che la storia fosse una beffa dei francesi. Ma i russi credono che la storia sulla storia, che è una beffa dei francesi, sia solo una storia, signore. Hanno fatto ricerche psichiche pensando che noi facessimo ricerche psichiche mentre noi non facevamo ricerche psichiche. Sì, signore, ma ora che fanno ricerche psichiche dovremo fare ricerche psichiche, signore. Non possiamo permettere che i russi ci precedano nel campo del paranormale.